Clini contro De Magistris, il ministro dell'ambiente contro il sindaco di Napoli. Sul tavolo della contesa i viaggi all'estero dei rifiuti del capoluogo partenopeo e la ferma volontà del primo cittadino e dell'amministrazione comunale di opporsi all'ipotesi di un termovalorizzatore in città. A Napoli, per prendere parte ad un convegno organizzato da Mare Vivo sul futuro del Golfo Partenopeo, il ministro ha ribadito con forza la sua posizione. La comunità italiana e di Napoli pagherà per questo servizio, di fatto noi forniamo materia prima per produrre elettricità e calore in Olanda pagandola anche. Questo mi pare che sia un controsenso. Se avessimo fatto gli impianti che devono essere fatti in Campania accompagnati alla raccolta differenziata, oggi i cittadini della Campania potrebbero avere elettricità e calore attraverso la valorizzazione energetica dei rifiuti. Abbiamo un impegno con la Commissione europea, dobbiamo uscire dalla crisi ormai più che decennale dei rifiuti e ognuno deve fare la sua parte. Ma il sindaco De Magistris non condivide l'ipotesi di costruire un termovalorizzatore a Napoli. Conti alla mano, sostiene che per la città sia più conveniente e decisamente meno inquinante portarli all'estero. Attraverso il trasporto in Olanda noi paghiamo quasi la metà rispetto a quando andavano a pochi chilometri da Napoli. Ora stiamo spendendo 100 euro a tonnellata, mentre prima costava tra i 140 e i 150 euro. Poi aggiunge: guai se non ci fossero visioni diverse nel mondo. L'importante è che il termovalorizzatore a Napoli non si fa, poi il resto ognuno può avere le sue opinioni. L'Interland o lei? Napoli, io sono il sindaco di Napoli, poi il resto non lo so.